Nuovo weekend, nuovo appuntamento con WhatsApp on Spazio Games, la storica videorubrica della nostra testata che fa il punto sulle novità più lette e più chiacchierate degli scorsi giorni. Apriamo subito con una notizia molto attesa dai fan di Life is Strange, dal momento che il secondo episodio dello spin-off Before the Storm ha una data d'uscita. Se volete seguire Chloe e Rachel nel loro nuovo viaggio, l'appuntamento è stato fissato per il prossimo 19 ottobre. Vi ricordiamo che il gioco si svolge 3 anni prima degli eventi dell'originale Life is Strange, quando cioè Chloe aveva ancora 16 anni. Parliamo anche di un tema che ha suscitato molte polemiche negli scorsi giorni, dal momento che gli utenti riportano che l'endgame di La Terra di Mezzo, L'Ombra della Guerra, possa concludersi in modo più rapido acquistando le loot box mediante microtransazioni con denaro reale. Secondo gli utenti e in diverse discussioni che si sono innescate su NeoGAF, si tratta di una scelta estremamente spiacevole da parte dello sviluppatore, che relegherebbe quindi la velocità di accesso al termine del gioco all'eventualità di essere disposti a spendere altri soldi. Al momento aspettiamo ancora un'eventuale risposta di Warner Bros. Per queste polemiche che infiammano il web. Nel frattempo però i videogiocatori della rete hanno trovato un successo in FIFA 18. All'uscita del gioco infatti avevano rilevato che all'interno del titolo era stata rimossa la possibilità di affrontare le stagioni online di FUT o il FUT Online Draft, giocando in co-op con un altro utente. Dopo aver chiesto a gran voce il reinserimento di questa feature, i fan hanno ottenuto da Electronic Arts una risposta negativa. Ciò nonostante, non si sono lasciati prendere dallo sconforto e hanno lanciato una petizione ed un hashtag ufficiale, dimostrando al publisher di essere in tanti. Il risultato è stato che EA è tornata sui propri passi e che il guest play è stato reinserito, anche se la compagnia aveva spiegato di non averlo voluto includere perché i match competitivi 2 contro 1 risultavano eccessivamente sbilanciati. Visto che abbiamo parlato di loot box, vale la pena segnalare che Ubisoft ha voluto chiarire il ruolo che avranno nel suo Assassin's Creed Origins, dopo che alcuni avevano temuto che potessero essere destinate all'acquisto con moneta reale. Questi forzieri con contenuti bonus in-game, invece, saranno acquistabili solo utilizzando la valuta virtuale di cui Bayek sarà in possesso, che si otterrà giocando. Scordatevi insomma di provare a portarli a casa spendendo i vostri euro. Intanto ricordiamo che è stato confermato ufficialmente anche che il titolo potrà contare su una modalità foto, che i nostri viaggi nella modalità documentario Discovery Tour saranno accompagnati da una voce narrante e che ci saranno diversi contenuti, tra cui anche delle sfide extra, che saranno pubblicati gratis dopo il lancio. Due invece i DLC, uno atteso a gennaio e l'altro a marzo. In settimana ci siamo ritrovati a parlare anche di The Last of Us Parte 2, per la cui uscita sembra ci sia ancora un bel po' da aspettare. A farlo capire sono le parole del compositore dei brani del gioco, Gustavo Santolalla, che nel corso di un'intervista ha svelato che Naughty Dog conta di terminare i lavori nel corso del 2019, motivo per cui è lecito attendersi una data o nello stesso anno o in quello successivo. Visti anche i tempi di sviluppo, siamo certi che il team lavorerà al meglio delle sue possibilità per offrire ai fan di Joel ed Ellie un ritorno all'altezza delle loro aspettative. Noi di Spazio Games vi aggiorneremo sempre con le ultime novità in merito, quindi tenete d'occhio il nostro sito e il nostro canale YouTube. Parliamo anche del futuro di Fable, che secondo un ex dipendente dello studio Lionhead, Adam Langridge, non è proprio rose e fiori. Stando allo sviluppatore, infatti, è difficile immaginare che in futuro possa esserci un altro episodio, ora che lo studio originale che si occupava della serie è stato definitivamente chiuso. Secondo Langridge, anche se si decidesse di affidare lo sviluppo a qualcun altro, sarebbe difficile replicare le atmosfere e le caratteristiche dei giochi originali, che erano permeati delle personalità e delle visioni del team precedente. Attendiamo di scoprire se qualche software house sarà destinata a raccogliere la sfida o meno. Uno dei giochi del momento è sicuramente Cuphead, molto apprezzato da pubblico e critica. Il gioco è attualmente disponibile in esclusiva per PC Windows e sistemi Xbox One, con alcuni utenti PlayStation 4 che si domandano se sia lecito o meno attendersi una futura release anche sulla console di casa Sony,
Stando alle parole di Phil Spencer, però, ci sentiamo decisamente di escluderlo. Il leader di Xbox ha infatti svelato che la casa di Redmond ha aiutato e finanziato gli sviluppatori per dare vita al gioco. Improbabile, insomma, che possa averlo fatto per poi pubblicare il titolo anche sulla console della diretta concorrenza. Segnaliamo, tra i temi caldi, anche un misterioso nuovo progetto a tema Overwatch, attualmente nella pentola di Blizzard. La compagnia statunitense ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro in cui spiega di essere alla ricerca di una figura professionale che dovrà mostrare un'ampia conoscenza dell'universo di Overwatch per un progetto a cui lavorerà la prossima estate. Di cosa potrebbe trattarsi? Aspettiamo solo di scoprirlo e riferirvelo. Chiudiamo parlando di Nintendo Switch, che sta facendo molto bene anche in Europa, oltre che in Giappone. In settimana è stato infatti reso noto che, dal debutto di marzo ad oggi, la console ha venduto sul territorio della Francia quasi la metà di quanto fece registrare Wii U in tutto il suo ciclo vitale. Attualmente, infatti, Switch in terra transalpina conta su circa 390.000 unità vendute, mentre la precedente Wii U arrivò a circa 832.000 in totale. Di questo passo, con alcune delle esclusive più attese in uscita a fine anno, non ci sono dubbi che Switch possa ritagliarsi una succosa fetta del pubblico console, anche tenendo in considerazione future esclusive estremamente forti sul mercato, come il nuovo Metroid Prime 4 o il nuovo titolo Pokémon. Anche per questa puntata è tutto, Spazio Games vi augura un buon weekend e vi dà appuntamento al prossimo fine settimana per un nuovo episodio del nostro video WhatsApp. Un saluto dal vostro Parzival!